Buonasera a tutti, diamo un benvenuto anche a quelli che ci seguono online e mentre in sala prendiamo posto apriamo la nostra Bibbia in Luca 10, al versetto 17. C'era qualcosa che questa mattina ha scioccato la mia vita, per come gli apostoli si rallegravano. E dice così: ora i 70 tornavano pieni di gioia dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ed egli rispose loro: io vedevo Satana cadere dal cielo come un falgore, ed ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e ogni potenza del nemico, e nulla vi potrà farvi male. Ma tuttavia non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché il vostro nome è scritto nei cieli. E questa mattina riflettevo in questo, che tante volte ci rallegriamo per cose piccole. Vedere un demone che è sottomesso all'autorità che Gesù ci ha dato è qualcosa di piccolo, ma la cosa grande è che il nostro nome è stato scritto nel libro della vita, nel libro dei cieli c'è il tuo nome. E questa sera, con questa consapevolezza, io voglio dirti questo: che se c'è stato qualche demone, qualche spirito che si è permesso di parlare alla tua vita, tu puoi dirgli: tu non hai diritto di governare nella mia vita, tu non hai diritto di stare sopra di me, io ho diritto di stare sopra di te, e con i miei piedi io ti schiaccio, e con i miei piedi io ti mando via, e con l'autorità che Dio mi ha dato io ti distruggo. E con questa consapevolezza, questa sera ti chiedo di alzare le tue mani per glorificare il Padre, per glorificare Gesù, per glorificare lo Spirito Santo, perché il tuo nome è stato scritto nel libro della vita, non per l'autorità che ti è stata data, ma perché il tuo nome è stato scritto nel libro della vita. E mentre vi chiedo di alzarvi in piedi e di chiudere i vostri occhi, vi chiedo di entrare con ringraziamenti, con lodi. E questa sera io ti chiedo di alzare i tuoi occhi verso il cielo, perché lì è scritto il tuo nome. E questa sera, Padre, nel nome di Gesù, noi veniamo davanti a te ringraziandoti, perché tu hai promesso che i nostri nomi sono stati scritti nel libro della vita. E noi ti ringraziamo perché tu sei fedele e giusto, perché tu non menti mai. E grazie anche per l'autorità che tu ci hai dato sulla terra per calpestare serpenti e scorpioni e ogni autorità del nemico. Noi questa sera prendiamo autorità contro ogni dubbio, contro ogni fortezza, e la mettiamo sotto i nostri piedi, perché questa sera vogliamo lodarti, Padre, con libertà, con gioia, con semplicità di cuore. E a te ti diamo l'onore e la gloria, Padre, nel nome di Gesù. Voglio essere
sul volo con te, non c'è niente che resiste al mio re, non c'è niente che mi porta via da te. Voglio essere pieno di te, voglio essere pieno di te, voglio entrare nella stanza del trono e restarci, voglio essere pieno di te, voglio essere pieno di te, voglio entrare nella stanza del trono. Voglio conoscerti, voglio conoscerti di più. Stai con me. Lasciare mai più, mai più. Parlami, parlami sempre di te. Voglio conoscere sapere cosa c'è nel tuo cuore verso me, voglio sapere cosa c'è che posso fare io per te, riempimi così tanto da non lasciare spazio ad altro, Signore parlami di te, voglio sapere cosa c'è nel tuo cuore verso me, voglio sapere cosa c'è che posso fare io per te, riempimi così tanto da non lasciare spazio ad altro, voglio del trono.
voglio sapere cosa c'è nel tuo cuore verso me. Voglio sapere cosa c'è che posso fare io per te. Riempimi così tanto da non lasciare spazio ad altro. Signore, parlami di te. Voglio sapere cosa c'è nel tuo cuore verso me. Voglio sapere cosa c'è che posso fare io per te. Riempimi così tanto da non lasciare spazio ad altro. Voglio essere pieno di te. Voglio essere pieno di te. Voglio entrare nella stanza del tuo nome. Apocalisse 5 dice così: vieni quassù e io ti mostrerò. Vieni nella mia stanza, nella mia intimità. È una richiesta del Padre che Lui fa a ognuno di noi per entrare nella sua intimità, per stare con Lui, per essere uno con Lui. Lui non ti ha chiamato per essere lontano da Lui. Lui ti ha chiamato per essere vicino. E Lui vuole coccolarti tra le sue braccia. Vuole coccolarti. Vuole guarirti. Vuole sanarti. Vuole liberarti. Non vuole che infermità stanno nella tua vita. Non vuole che malattie governano la tua vita. Non vuole che infermità nell'anima governano la tua vita. Lui vuole guarirti e il suo invito è: sali quassù e io ti mostrerò quanto ti amo. Io ti mostrerò quello che deve avvenire. Se vuoi di più, diglielo. Se desideri di più, diglielo. Desidera la sua stanza. Desidera l'intimità col Padre. Diglielo: voglio essere pieno di te. Non voglio una religione, non voglio un distacco con te,
tu sei papà, io voglio essere intimo con te. Tu sei papà, io voglio starti vicino, io voglio abbracciarti e voglio sentire il tuo amore, voglio sentire la tua pace, la tua gioia. Dichiaro che ogni spirito di incredulità vada via. Forse stai chiedendo com'è possibile tutto questo, ma io ti dico che è possibile. La Bibbia dice: entra nella cameretta, chiudi la tua portachiave, invoca il Padre tuo nel segreto e vedrai che Lui ti risponderà. Una religione non ti risponde, ma Lui ti risponde perché ti ama. Una religione ti sta lì e non hai risposte, ma Lui ha la tua risposta al tuo bisogno, perché Lui ti ama e Lui è un padre. Stai con me. Voglio conoscere sempre di più. Chiesa, alza la tua voce. Sempre di più. Desideralo con tutto il tuo cuore. Di te. Signore, parlami di te. Voglio sapere cosa c'è nel tuo cuore verso me. Voglio sapere cosa c'è che posso fare io per te. Riempimi così tanto da non lasciare spazio ad altro. Signore, parlami di te. Voglio sapere cosa c'è nel tuo cuore verso me. Voglio sapere cosa c'è che posso fare io per te. Riempimi così tanto da non lasciare spazio ad altro. Signore, noi non vogliamo dare spazio al mondo, né alle abitudini di questo mondo. Vogliamo solo dare spazio a te. Padre, qualunque cosa tu ci dirai, noi faremo, perché vogliamo essere ubbidienti, ubbidienti, papà, e rispetteremo le tue parole e ubbidiremo alle tue parole, alle tue promesse, ai tuoi statuti. Questa sera ti chiediamo di togliere ogni limite dalla nostra vita. Ogni limite vada via dalla nostra vita nel nome di Gesù. Che il canale di ascolto venga sbloccato nella Chiesa nel nome potente di Gesù. Questa sera noi dichiariamo che sarà facile ascoltare la tua voce, papà, perché ci sarà una voglia soprannaturale di stare con te, di vivere la tua stanza, di vivere la tua intimità. Padre, questa sera noi arrendiamo la nostra vita a te e noi dichiariamo questa sera il tuo amore nella nostra vita. Vogliamo essere intimi, vogliamo salire nella stanza del Padre per conoscere di più, per avere di più, perché tu sei un Padre, tu ci avresti dato tutto quello che ti avremmo chiesto. Grazie Padre, perché tu non ci hai lasciati ignoranti, ma tu ci hai lasciato la potenza della tua parola, ma anche ci hai donato il nostro caro amico, il nostro caro consolatore, il nostro caro consolatore, dolce Spirito Santo. Grazie perché tu sei qua,
grazie perché ristori la nostra vita, grazie per come tu tocchi la nostra vita, grazie per come tu cambi la nostra vita. E ti ringraziamo, Spirito Santo, per la protezione che tu metti nella nostra vita. Grazie per come tu ti prendi cura di noi, per come tu preghi per noi. Vogliamo essere più intimi, vogliamo essere più intimi con te, perché ti amiamo Dio Padre, ti amiamo Gesù, ti amiamo Spirito Santo. A te ti diamo tutto l'onore, tutta la gloria e tutto il ringraziamento, papà, e ti chiediamo di versare sulla nostra vita la tua gioia, la tua intimità, la tua potenza su di noi, per conquistare questo popolo, per conquistare le persone che tu ci hai messo accanto. Grazie perché tu non limiti la salvezza, grazie perché tu non limiti la guarigione, grazie perché tu non limiti l'amore, grazie perché tu non limiti l'affetto, grazie perché tutte le volte che noi veniamo a te tu sei pronto a risponderci, grazie perché tutte le volte che noi ti chiamiamo tu ci dici: eccomi, sono qua, cosa vuoi figlio, cosa vuoi figlia. Ti amiamo Dio Padre, ti amiamo Gesù, ti amiamo Spirito Santo. E questa sera ti diamo un applauso e ti ringraziamo per come tu sei fedele, nel nome di Gesù. Oh, alleluia. Buonasera a tutti, potete accomodarvi, vogliamo dare un benvenuto a tutte le persone che si trovano qua per la prima volta, vi chiedo gentilmente di alzare la vostra mano se siete qua per la prima volta, Dio ti benedica, questa è casa tua. Sentiti a casa, Aifa, c'è una signora qua. E adesso prendiamo la nostra offerta. La benediciamo. È una gioia benedire Dio con le nostre decime, con le nostre offerte. Domenica abbiamo letto che Dio dice: mettetemi alla prova e io vi mostrerò le cataratte dal cielo se non si aprono. Quando noi mettiamo alla prova Dio e gli diciamo: Signore, ecco, quello che tu mi hai dato io lo restituisco a te, fai tu quello che vuoi con quell'offerta, lui manderà la pioggia, manderà la benedizione sulla tua vita di generazione in generazione. E questa sera ti chiedo di alzarti in piedi, di prendere la tua offerta e di benedirla questa sera. Padre, nel nome di Gesù, noi ti ringraziamo per la possibilità che tu ci dai di poter offrire a te. Grazie Padre, perché questi soldi non sono solo dei soldi, ma sono piani di salvezza. Grazie Padre, perché attraverso questi soldi il tuo regno sarà avanzato. E Padre, anche se noi non diamo nulla, tu finanzi i tuoi progetti. E grazie anche perché ci dai la possibilità di dare. Ti chiediamo di benedire questa offerta e ti chiediamo, Padre, di moltiplicarla per l'avanzamento del tuo regno. Benedici chi può dare, ma anche chi non può dare. E a te ti diamo l'onore e la gloria, nel nome di Gesù. Amen. Thank you.
Adesso chiamiamo il nostro caro pastore con un grande applauso. Grazie cari per il vostro prezioso affetto. Dio vi benedica, c'è gratitudine nel mio cuore. Non so voi cosa sentite nel vostro spirito, ma grazie, c'è gratitudine nel mio cuore. Sai di quando ci sono quei momenti dove non sai cosa, non sai il perché, ma sei grato a Dio? Avete mai attraversato questa fase dove non c'è un motivo specifico, ma provi dentro di te questa gratitudine verso Dio, questo amore verso Dio, questa travaglio interiore, ma un buon travaglio, ecco, non è un travaglio di sofferenza, ma è un travaglio di gratitudine, un cambiamento, una trasformazione. E io credo che Dio in questo tempo vuole preparare la sua Chiesa. Non so se tu ci credi o non ci credi, ma io credo che in questo tempo lo Spirito Santo vuole preparare la Chiesa di Gesù. Ma prima di passare alla parola vogliamo pregare. C'è gratitudine nei nostri cuori per chi Lui è e anche per l'onore che abbiamo di poter ascoltare la Sua parola. E questa sera, caro e dolce Spirito Santo, vogliamo dirti grazie perché Tu ci sei. E non soltanto tu ci sei, ma sei per noi e sei con noi. E questa sera ti chiedo la tua unzione nella mia bocca per poter essere uno strumento nelle tue mani perché tu possa parlare chiaramente alla nostra vita. Signore, tante volte noi non comprendiamo il potere che c'è nella nostra vita, nella nostra bocca, ma questa sera ti chiediamo, Spirito Santo, che tu ci dai intendimento per poter comprendere chi noi siamo e come, Signore, tu ci hai fatti. E questa sera ti chiedo, Spirito Santo, di darci intendimento e comprensione, Signore, della natura divina nella nostra vita. Nel nome del Signore Gesù Cristo ti chiediamo tutto questo. Signore, vogliamo benedire questo tempo, vogliamo benedire già la parola che verrà rilasciata e che le nostre orecchie ascolteranno, vogliamo farne tesoro, Signore, per portare un cambiamento, una trasformazione prima nella nostra vita, ma anche attorno a tutte le persone, Signore, che ci circondano giornalmente. Grazie, Signore, perché la Tua parola ha una grande potenza di cambiare, di trasformare, Signore, nazioni intere, generazioni intere. Noi questa sera, Signore, accogliamo con gioia la Tua parola nel nome di Gesù. Amen e amen. Ok. Ieri avevo ricevuto una parola da parte di Dio e stavo meditando e ho detto, boh, domani predico su questo. Poi questa mattina ho detto, Signore, ma la parola che avevo ricevuto ieri è per la Chiesa o è per me? Perché io voglio una parola per me e una parola per la Chiesa. Perché vi dico questo? Perché mi è stato insegnato questo. Perché a volte noi vogliamo dare quello che per noi lo vogliamo dare agli altri, quando gli altri magari non hanno la maturità di poter ascoltare determinati insegnamenti. O Dio forse vuole parlare alla nostra vita, ma alle altre persone che sono vicine a noi vuole dare un'altra parola. Così dobbiamo essere saggi, dobbiamo saper discernere ciò che Dio vuole dare a noi e ciò che Dio vuole dare agli altri. Così questa mattina ho chiesto, Signore, io sono pronto a tornare indietro, voglio comprendere se la parola che ho ricevuto ieri sera è per la Chiesa o è per me, ma voglio che tu mi possa dare chiarezza. Così lo Spirito Santo oggi mi ha parlato, perché è importante stare sempre con la connessione. Certo, piuttosto che usare il wifi, se prendi il cavo e ti colleghi col cavo e sempre c'hai sempre una connessione migliore piuttosto col wifi. Così è importante che noi stiamo sempre connessi, perché sempre parola è, Dio ci parla, però può essere una parola fuori tempo o detta nel momento sbagliato alla persona sbagliata. Per questo è importante che noi come figli di Dio sappiamo discernere il tempo,
come i figli di Issacar, le opportunità, dobbiamo essere avveduti, sempre connessi, sempre pronti a ritrattare, come dire, a tornare indietro, perché Dio possa fare nella nostra vita e attraverso la nostra vita quello che Lui desidera fare e non quello che desideriamo fare noi. Ok, così il titolo della mia predicazione questa sera è parlare correttamente. Perché questo? Lo Spirito Santo oggi pomeriggio mi faceva intendere la responsabilità che noi abbiamo, perché tante volte noi diciamo che Dio ci ha fatta immagine e somiglianza sua, o di Cristo Gesù. Noi abbiamo la natura divina, ma tante volte non comprendiamo effettivamente cosa c'è in noi e il potere, il potenziale che c'è in noi di fare del bene o di fare del male. Per questo è importante che noi comprendiamo questa sera l'uso del nostro parlare, come parliamo. E questa sera, mentre meditavo oggi, riflettevo, dobbiamo stare attenti quando siamo sotto pressione, dobbiamo stare attenti quando siamo sotto stress, dobbiamo stare attenti quando camminiamo per l'anima, perché ciò che uscirà dalla nostra bocca ha una grande influenza nella nostra vita e nel mondo tutto attorno a noi. Perché la Bibbia dice che tutto quello che Dio creò lo creò con la parola, parlando. Così anche noi possiamo con la parola creare nel bene, possiamo creare nel male. E io ricordo, prima di conoscere Cristo, c'era un periodo che le cose mi andavano male e confessavo, vuoi vedere che ora accade questo? E puntualmente accadevano sempre cose negative. Perché? Perché io li credevo e io li dichiaravo e si realizzavano. Ovviamente quella è l'ignoranza che ha l'uomo senza Dio. Ma al momento in cui riceviamo noi la natura di Cristo Gesù nella nostra vita, come figli di Dio dobbiamo stare attenti a come parliamo. Perché la Bibbia dice: morte e vita sono in potere della tua lingua e ne mangerai i frutti. Quindi dobbiamo prestare attenzione a ciò che esce dalla nostra bocca. Proverbi 18:21, la Bibbia dice: morte e vita sono in potere della nostra lingua, quelli che l'amano ne mangeranno i frutti. Così dobbiamo stare attenti come credenti a come parliamo, a quello che dichiariamo, a quello che confessiamo. E noi come figli di luce, come figli di Dio, dobbiamo avere lo stesso parlare che ha Dio, che ha lo Spirito Santo, che ha Gesù. E deve essere un parlare non negativo, ma deve essere un parlare che conferisce grazia, amore, edificazione a tutte le persone che ci ascoltano. Ieri sera con mia moglie vi racconto delle testimonianze perché voglio incoraggiarvi, non perché sono più bravo di voi, perché so che in mezzo a noi ci sono delle persone bravissime e meravigliose. Ieri sera con mia moglie avevamo finito di pregare, lo Spirito Santo mi ha messo subito una cosa nel cuore, così sono andata a scrivere un messaggio, ho detto domani mattina lo mando a queste persone, e poi sapete che io non ho tanta istruzione, me lo sono fatto correggere da mia moglie per scriverlo bene, per presentarlo bene, e questa mattina ho inviato questi messaggi a più persone, e di cui una persona ha detto: wow, mi ha ringraziato. Era da anni, dice, che non ricevevo un messaggio di apprezzamento per quello che faccio. Così quanto è importante la Chiesa, che ciascuno di noi comunque giornalmente possiamo avere delle parole che conferiscono grazia, che edificano, che portano vita, che portano sostegno, che portano incoraggiamento. Tutti quanti noi dobbiamo avere un parlare sano, dobbiamo avere un parlare che edifica, perché non tutti mi hanno risposto, ma una buona parte di persone che mi ha risposto mi ha ringraziato perché sono stati incoraggiati. Così noi, la Bibbia ci definisce che noi siamo la luce del mondo e il sale della terra. Quindi il sale, voi sapete tutti cosa fa: il sale cambia il sapore, il sale condisce. E così anche noi come sale dobbiamo fare la differenza in questa società. Essere cristiani non significa andare in chiesa, ma essere cristiani significa portare quello che c'è nel cielo, portarlo qua sulla terra. L'atmosfera del cielo dobbiamo portarla sulla terra. Come si ragiona in cielo, dobbiamo ragionare anche sulla terra.
Ecclesiaste capitolo 5 versetto 2 la Bibbia dice: non essere precipitoso con la tua bocca. Quanto amo la parola di Dio, perché la parola di Dio dà istruzione, dà correzione, dà direzione, dà incoraggiamento per ogni bisogno che l'uomo possa avere. E a volte, molto spesso, noi cosa facciamo? Siamo precipitosi a parlare. Vediamo una situazione e parliamo subito e giudichiamo subito senza conoscere i fatti. Parliamo prima di conoscere una persona. Molto spesso noi, prima di conoscere una persona e di conoscere quello che c'è nel cuore di una persona, già la giudichiamo dai fatti o da un comportamento o da un'azione che lui ha fatto. E la Bibbia ci insegna a non essere precipitoso con la tua bocca. Amen. E il tuo cuore non si affretti a proferire alcuna parola davanti a Dio. Così questo ci dà insegnamento, perché tante volte anche noi siamo spediti nel parlare con Dio, siamo spediti nel fare delle promesse a Dio, siamo spediti a parlare, siamo spediti a dire: no, ma Dio la pensa così, ma Dio la fa così, ma Dio... Ma la Bibbia ci insegna qua in Ecclesiaste, dice: il tuo cuore non si affretti a proferire alcuna parola davanti a Dio. Ma credo che quando noi, anche quando entriamo alla presenza di Dio, piuttosto che iniziare a parlare, dobbiamo stare zitti e dobbiamo connetterci con lo Spirito Santo e ascoltare prima Lui, quello che Lui ci vuole dire, ascoltare le sue emozioni, ascoltare i suoi pensieri, ascoltare la sua voce, e poi noi possiamo iniziare a parlare. Io ringrazio Dio, ho un insegnamento senza che mi abbiano fatto una lezione. Ricordo quando io andavo a Palermo dal pastore a parlare col pastore, lui andava a fare le consulenze, non si permetteva mai di aprire la bocca per primo, ma lui ascoltava prima, stava in silenzio a guardarmi quando io parlavo e traspariva, cioè riusciva ad afferrare dal suo viso che lui stava ascoltando. E così è importante che anche noi, quando parliamo, siamo sempre connessi con lo Spirito Santo e noi ascoltiamo la voce dello Spirito Santo e non parliamo subito, non abbiamo la parola facile da dire, che tante volte può anche ferire. Così continua il versetto, la seconda parte di questo versetto dice: perché Dio è in cielo e sulla terra, perciò le tue parole siano poche. Così dobbiamo stare attenti, e quelle poche parole che noi diciamo debbano essere parole che hanno un determinato peso, una determinata portata. Lo rileggiamo questo verso? Non sono versetti comuni, non è per passaggi della parola di Dio che noi citiamo comunemente. Tante volte citiamo la parola di Dio di Abramo, della fede, del parlare in lingue, dello Spirito Santo, e questi passaggi non sono molto comuni, però è importante che comunque noi ci ritorniamo tante volte, tanto non abbiamo fretta, vero? Dicono: non per forza dobbiamo leggere tutti gli appunti, ma quelle cose che maggiormente portano beneficio al nostro cuore, istruzione alla nostra mente ed edificazione, dobbiamo soffermarci. Dice: non essere precipitoso con la tua bocca e il tuo cuore non si affretti a proferire alcuna parola davanti a Dio, perché Dio è in cielo e sulla terra, perciò le tue parole siano poche, ma buone. Più noi parliamo, non so se ci avete fatto caso, più noi sbagliamo. Ma meno parliamo, e quindi valutiamo le parole che escono dalla nostra bocca, diamo il giusto valore, meno possibilità c'è di sbagliare. Ma in questo le donne che parlano molto spesso, non è il vostro caso, non è il vostro caso. Voi siete donne di Dio, parliamo di donne, ok? Le donne che parlano tanto molto spesso sbagliano, ci sono anche uomini che parlano tanto e sbagliano, non sono maschilista, ma quando noi parliamo tanto c'è molta più possibilità di sbagliare. Ma quando le nostre parole sono ponderate, quindi riflettiamo su quello che dobbiamo dire, su come dobbiamo rispondere, abbiamo meno possibilità di sbagliare. E così la parola di Dio ci incoraggia e dice:
Perciò le tue parole siano poche. Anche quando ci presentiamo davanti a Dio, dobbiamo stare attenti, perché la Bibbia dice: non è per le moltitudine delle parole che tu sarai esaudito, insegna Gesù, ma dalla qualità del tuo dialogo con Dio, dalla tua preghiera. D'altronde, se vi ricordate Anna, quando la mamma di Samuele, quando pregò, non uscì nessuna parola dalla sua bocca, ma Dio comunque ha ascoltato la sua preghiera e l'ha esaudita. Così poi ha partorito, ha avuto un figlio Samuele. Al versetto 6, sempre di Ecclesiaste 5, dice: non lasciare che la tua bocca porti il tuo corpo a peccare. Così la Bibbia insegna: non lasciare che la tua bocca porti il tuo corpo a peccare. Perché quando noi parliamo in modo negativo o in modo tante volte sconsiderato, abbiamo anche un'azione. Tante volte, diciamo, per esempio, discutiamo con una persona animatamente, parliamo, abbiamo anche dei gesti, che diciamo, gli facciamo il gesto così, o lo sguardo, abbiamo quel linguaggio non verbale che tante volte ferisce, e quindi il corpo, ci giriamo la faccia, abbiamo il linguaggio non verbale che tante volte ferisce. Cosa fa? La Bibbia dice: non lasciare che la tua bocca porti anche il tuo corpo a peccare. Così dobbiamo prestare attenzione a cosa facciamo di questo strumento prezioso e meraviglioso che è la nostra bocca, che è un dono che Dio ci ha dato, ma dobbiamo saperlo usare correttamente. Amen. Ci sono stati degli uomini di Dio che non hanno saputo usare la bocca e hanno perito, sono falliti, sono morti nel deserto, e non soltanto morirono loro, ma morirono anche le loro mogli. E voi sapete di cosa sto parlando? Sto parlando dei 10 esploratori, quando andarono ad esplorare la terra promessa. Videro che la terra era buona, videro che le città erano fortificate, videro che le mura erano spesse, videro che la frutta era buona, videro che tutto era buono, però iniziarono a parlare negativamente. Iniziarono a proferire, a dichiarare parole non in accordo alla fede, non in accordo alla volontà di Dio. Iniziarono a dichiarare parole di maledizione, iniziarono a maledire loro stessi, le loro mogli, i loro figli, e quindi di conseguenza Dio ha dovuto intervenire in funzione delle loro parole. Lo leggiamo in Numeri capitolo 14 versetto 1, racconta tutta la storia di quando i 12 esploratori tornarono dalla terra che andarono ad esplorare. 10 parlarono negativamente, 2 parlarono in modo positivo, hanno avuto un parlare di fede. Ma i 10 dissero così: allora tutta l'assemblea alzò la voce e diede alte grida, e quella notte il popolo pianse, e tutti i figli di Israele mormorarono contro Mosè e contro Aronne. 10 persone hanno avuto il potere di influenzare tutto il popolo di Israele, al punto tale che tutto il popolo, tutti insieme, alzarono la voce contro Mosè. Quanto è potente la nostra bocca, quanto potenziale c'è nella nostra lingua. L'apostolo Giacomo definisce la lingua come un timone che sa guidare tutta un'intera nave e dirige tutta l'intera nave dove lui vuole. E così anche la nostra bocca è come il timone di una nave che dirige il nostro corpo e ci porta tante volte in posti dove è giusto non andare. Non è giusto andare. Così dice: tutti i figli di Israele mormorarono contro Mosè e contro Aronne, e tutta l'assemblea disse loro: fossimo morti nel paese d'Egitto, fossimo morti in questo deserto. Perché l'Eterno ci conduce in questo paese per farci cadere di spada? Non soltanto loro confessarono parole negative contro di loro, ma accusarono anche Dio. Per quale motivo Dio ci ha condotti in questo paese? Per farci morire di spada? Quante volte succede anche a noi che non soltanto parliamo male, ma parliamo, accusiamo anche Dio di colpe che Dio non ha.
A volte Dio ti vuole portare in un territorio, ti vuole dare una benedizione, ma in mezzo a questa benedizione, in mezzo a questo momento di transizione, arriva una tempesta, arriva un problema. Cosa fai? Inizi a parlare negativamente, inizi a dichiarare parole negative, piuttosto che rimanere fermo come figlio di Dio, nella promessa di Dio, nella parola di Dio. E Dio ci vuole insegnare questa sera che noi dobbiamo stare attenti all'uso della nostra lingua. Che uso facciamo della nostra bocca? Perché morte e vita è in potere della nostra lingua. La Bibbia dice che con la nostra bocca, con la stessa bocca benediciamo Dio e con la stessa bocca malediciamo i fratelli, che gli uomini che sono fatti ad immagine e somiglianza di Dio. Così noi dobbiamo prestare attenzione a cosa esce dalla nostra bocca. Quando c'è una difficoltà, quando c'è un problema, come parli, come parliamo, come affrontiamo quella difficoltà o quel problema? Abbiamo un linguaggio di fede o ci accordiamo con la circostanza? Parliamo in modo negativo o cambiamo quella situazione negativa col nostro modo di parlare positivo, con un parlare di fede, con un parlare giusto in accordo alla parola? Come agiamo davanti a una situazione negativa, davanti a un momento di crisi finanziaria, davanti a una situazione, ad uno stato di salute che sei attaccato tu nella tua salute o un tuo caro? Come parli, come agisci davanti a una difficoltà, davanti a una discordia familiare, davanti a un problema matrimoniale con tuo marito, con tua moglie, con i tuoi figli o con i tuoi genitori? Come parli, come agisci? Quali sono le parole che escono dalla tua bocca? Solitamente le parole che escono dalla nostra bocca sono negative. Non sempre abbiamo un parlare positivo, soprattutto quando siamo sotto pressione, quando siamo stanchi e quando siamo stressati, le nostre bocche iniziano a parlare negativamente. Ed è proprio là che dobbiamo usare autodisciplina nei momenti di stanchezza, nei momenti di stress, nei momenti quando siamo sotto pressione. È meglio non parlare che usare la bocca in modo negativo, perché la parola che esce dalla nostra bocca crea in positivo, crea in negativo. Dice: perché l'Eterno ci conduce in questo paese? Per farci cadere di spada? Ascoltate cosa hanno detto questi uomini: le nostre mogli e i nostri piccoli saranno preda del nemico. Non sarebbe meglio per noi tornare in Egitto? Così dobbiamo stare attenti, perché le parole negative che escono dalla nostra bocca influenzeranno non soltanto la nostra vita, ma influenzeranno le nostre case, influenzeranno il posto di lavoro dove sei, influenzeranno la città dove vivi, influenzeranno la chiesa dove vivi, influenzeranno il condominio dove vivi, influenzeranno la città dove vivi. Ma quando il nostro parlare è in accordo alla parola di Dio, anche questo influenzerà, perché le persone ascolteranno le tue parole di vita e saranno attratti da queste parole, saranno attirate da queste parole positive di edificazione, di incoraggiamento, e loro prenderanno vita. Essi dissero: scegliamoci un capo e torniamo nuovamente in Egitto. Cosa fa molto spesso quando noi ci troviamo sotto pressione? Vogliamo tornare sempre nella zona e nella condizione di comfort. Non vogliamo esporci, come dire, torniamo indietro dove eravamo prima. Molti, per esempio, arrivano al Signore e pensano che l'Evangelo sia tutto rose e fiori, affrontare il cammino cristiano sia tutto rose e fiori, che non ci siano più problemi, più difficoltà. Quando noi accettiamo Cristo Gesù, finisce una determinata guerra e ne inizia un'altra. Ma sempre di guerra si parla. Però prima di Cristo noi avevamo già una guerra persa in partenza, ma nel Signore noi abbiamo una guerra, l'affrontiamo, ma già abbiamo la vittoria, perché Cristo ci ha dato la vittoria su ogni guerra che noi possiamo affrontare.
E la guerra molto spesso la vinciamo con la dichiarazione profetica. La guerra molto spesso la vinciamo con le nostre parole di edificazione, con le nostre parole di fede, con le nostre parole di vita. Ma quando ci accordiamo con le circostanze, cosa accade? Che noi periamo, che noi perdiamo, parliamo in modo negativo. Ecco, non ce la faccio questo mese ad arrivare a pagare l'affitto. Non ce la farai. Questo mese non arrivo a pagare le bollette. Non ci arrivi. Oh, mi sta venendo, sento i brividi come se mi stesse venendo la febbre. Associ i brividi come se ti stesse venendo la febbre. Poi sei in chiesa o senti i brividi alla presenza di Dio. Se non hai brividi, non c'è presenza di Dio. Quello è uno stato emozionale, che ci sta pure, ma non tutte le volte che hai brividi è obbligatoriamente la presenza di Dio. A volte è il tuo stato emozionale che ti emozioni davanti a una determinata cosa, dici, oh, mi vengono i brividi, mi si alzano i peli dalle braccia, e chi non ha peli non ha presenza di Dio. Chi non ha capelli, dice, mi alzano i capelli alla Fantozzi, non ha presenza di Dio. Così dobbiamo stare attenti a tutte queste cose. Una cosa è realmente sperimentare la presenza di Dio, una cosa è lo stato emozionale. E noi come credenti dobbiamo stare attenti a tenere a bada i nostri sentimenti, perché noi, i nostri sentimenti non sono stati redenti, è stato redente il nostro spirito, ma non i nostri sentimenti. I nostri sentimenti hanno bisogno di guarigioni, hanno bisogno di cambiamenti, e molto spesso i nostri sentimenti si associano alla realtà che stiamo vivendo, e la realtà tante volte è negativa. I nostri sentimenti dicono, oh, andrà tutto storto, c'è crisi, quest'anno si ammaleranno tot, ti dicono nel telegiornale, tu dici, oh, devo stare attento, devo correre a farmi il vaccino perché la TV ha detto che quest'anno ci sarà l'influenza per tutte queste persone. Allora io mi vado a fare il vaccino, mi premuro per farmi una cura di anticorpi, mi rafforzo i miei anticorpi. Io credo che i migliori anticorpi che noi possiamo avere è la parola di Dio dentro di noi. Amen. Così, il modo in cui parli a te stesso molto spesso è come vivi le situazioni quotidiane. Il modo a come parli a te stesso, tante volte, sapete che la prima persona con cui noi comunichiamo è a noi stessi, al nostro spirito. E tu dici, oggi mi sento un po' stanco. Con chi stai parlando? Stai parlando a te stesso. Mi sento fiacco, mi sento di malumore. Stai parlando a te stesso, e quando tu inizi la mattina dicendo oggi mi sono svegliato, alcuni dicono col piede storto. Io solitamente quando scendo dal letto poggio sempre un piede, cioè non ci faccio caso se aspetta, scendo con l'altro piede. E quando noi dialoghiamo con noi stessi in questo modo, cosa accade? Che noi affrontiamo la vita secondo quello che è uscito dalla nostra bocca. Dobbiamo prestare attenzione, perché lo stato d'animo che viviamo durante quella giornata è determinato dalla confessione di fede. Alcuni dicono mi sento morire, ma sei morto mai? Sai cosa significa morire? Però alcuni dicono mi sento di morire. Ma hai provato mai cosa significa morire? Non l'hai mai provato, l'hai sentito dire, è un'immaginazione, ma non sai cosa significa morire. Però alcuni tante volte dico mi sento di morire. Difficilmente sento qualcuno che dice wow, questa mattina mi sento di vivere. O questa mattina sono pieno di forza, pieno di vigore, wow, che forza ho questa mattina. Ma molto spesso ci associamo sempre solo al malessere. Sto male, ho i dolori, ho mal di schiena, c'è qualcosa che non va, è come se mi stesse venendo l'influenza. Non ti fare trovare a casa. Cioè lei arriva e tu non ci sei. Sono piccole cose dove noi apriamo la porta
all'avversario per poter toccare la nostra tenda, la nostra casa. La macchina mi sta lasciando. Appena c'è un malessere nella macchina, secondo me mi sta lasciando. Si guasta la macchina. Guardi un lampadario a casa tua. E messo bene queste lampade, quanto tempo ha queste lampade? Puntualmente si brucia la lampada, non ti funziona più. Quando dice gloria a Dio, queste lampade dureranno in eterno e funzioneranno eternamente. Quindi il modo in cui parli a te stesso influenza la tua vita, la tua giornata. Molte persone non si accorgono di avere generato un circolo, anche inconsapevolmente, un circolo vizioso attorno a loro, con le parole che hanno dichiarato. Sai tutte le persone che hanno paura, adesso vi faremo vedere un grafico, tutte le persone che hanno insicurezza cosa hanno dichiarato nella loro vita? E ci sono soltanto tre parole, io credo che in queste tre parole tutti quanti noi ci rivediamo. Me lo proiettate per favore? Invece di dire che molto spesso noi diciamo sbaglio sempre. Quanti hanno detto questa parola? L'altro giorno lavoravo con un fratello, gli ho detto guarda questo non si fa. Ecco, sbaglio sempre. Magari ha sbagliato qualcosa, ma non è la verità. Invece il modo giusto è prova a dire sono contento di averci provato. Ho sbagliato, ma almeno ci ho provato. Seconda, ho fallito, sono imbarazzante. Ho fatto un'esperienza imbarazzante. E quindi non ci provo più. Non ci provi più. Invece di dire questo dice posso imparare qualcosa da questa esperienza. È sbagliato, non avete scritto sbagliato. Esperienza va scritto qua. Quindi ho fallito, sono imbarazzato. No, non dire ho fallito, sono imbarazzato, ci ho provato. E quindi posso trarre esperienza da questo errore. Quindi non significa che hai fallito, non significa che non servi a niente, non significa che sei incapace, non significa che non puoi migliorare. Hai sbagliato in una cosa, ma trarre da quell'errore il meglio per la tua vita e non dichiarare continuamente io non ci proverò perché tanto sbaglio sempre. Dichiari già anticipatamente quello che non era la realtà. E poi dice non c'è modo di trovare una soluzione. Chi l'ha detto? Quando invece da dire ci posso provare, farò del mio meglio. Non è detto che troverai tutte le soluzioni, ma ci hai provato quantomeno. Ma non dichiarare parole negative nella tua vita. Non dichiarare, non bloccare, perché oggi, cari miei, ci sono nella maggior parte delle persone nella società che sono bloccate, attanagliate nelle paure attraverso confessioni negative che la persona stessa ha dichiarato o che hanno dichiarato i genitori o gli alunni o i datori di lavoro. Quando un papà e quando una mamma gli dice ai figli a 5, 6 anni, 4 anni, 3 anni, e gli dice tu sei uno stupido, tu non ci riuscirai mai, sempre che sbagli, sei un fallimento, sei un disastro, sei un terrore, sei un diavolo, che tante volte i genitori gli dicono ai bambini sei un diavolo. Il bambino cresce con questo modo di pensare di se stesso, che lui è incapace, che lui non ce la può fare. E lui dichiara col crescere dei suoi anni, col passare dei suoi anni, lui pensa questo di sé e dichiara quello che lui ha detto, quello che lui crede. E quello che lui crede dichiarato con la bocca succede. Potete togliere la slide? Quando Filippesi capitolo 2 versetto 14 dice così, fate ogni cosa senza mormorare e senza disputa affinché siate irreprensibili e integri, come ci vuole Dio, integri,
figli di Dio senza biasimo in mezzo ad una generazione ingiusta e perversa, fra la quale voi risplendete come luminari nel mondo. Come? Quando noi parliamo, sai, le persone ascoltano il nostro modo di parlare, le persone guardano come noi ci comportiamo, e la Bibbia dice che noi siamo come dei luminari in mezzo ad una generazione perversa. Dice: la quale voi risplendete come luminari nel mondo, tenendo alta la parola della vita. Se noi iniziamo a parlare anche negativamente e iniziamo a parlare di sfiducia, iniziamo a parlare male dei politici, iniziamo a parlare male delle autorità, gli alunni iniziano a parlare male degli insegnanti, i dipendenti iniziano a parlare male dei datori di lavoro, iniziano a parlare male dei governanti, cosa accade? Se la Chiesa fa anche questo, se la Chiesa dice non c'è speranza, ci sarà crisi, questa azienda fallirà, questo governo fallirà, e questa persona fallirà, quello non riuscirà, questo non succederà, se la Chiesa continua a parlare così, stiamo risplendendo nel mondo? Stiamo facendo la differenza? O ci stiamo comportando e stiamo parlando come le persone che non credono in Dio? Cosa possono prendere le persone che non credono in Dio da noi se noi abbiamo un parlare negativo? Ora, cari miei, non tutti siamo, tutti abbiamo sbagliato e tutti sicuramente sbaglieremo più avanti, ma la parola di Dio ci insegna che dobbiamo stare attenti a come usiamo la nostra bocca, perché la nostra bocca crea. Le mogli dicono ai mariti: ecco, non serve a niente, il marito dice alla moglie non serve a niente, il figlio dice al papà: mio papà non serve, mia mamma non serve, i figli dicono ai genitori: mio figlio non serve, è ribelle. Questo non è un modo dei cristiani di parlare. Quando lo diciamo, quando li usiamo queste parole? Quando siamo appesantiti, quando siamo sotto stress, quando siamo messi sotto tiro, sotto prova, è proprio là che dobbiamo rimanere con la bocca chiusa. Piuttosto che usare la nostra bocca in modo negativo, è meglio stare zitti che usare parole negative, perché le parole negative creano e hanno lo stesso effetto delle parole positive. E noi come cristiani dobbiamo imparare a usare parole di edificazione, parole di costruzione, parole che portano vita, piuttosto che usare parole che producono morte. Sei con Dio? Andiamo avanti. C'è nella Bibbia un profeta, che c'erano dei ragazzi che si presero gioco del profeta Eliseo. E il profeta Eliseo in un momento disse una parola e subito appena dichiarò la parola, la cosa accadde. Lo troviamo scritto in Seconda Re capitolo 2 versetto 23. La Bibbia dice: poi di là Eliseo salì a Betel. Mentre egli saliva per la strada, uscirono dalla città alcuni giovani e si misero a schernirlo dicendo: sali testa pelata, sali testa pelata. State attenti. Questo messaggio l'ho fatto per me questa sera. Quindi questi giovani gli dicevano a Eliseo: sali testa pelata, sali testa pelata. E in un momento Eliseo, malgrado sapeva il potere che c'era nella sua bocca, in quel momento, mentre lui si sentì accusato, uscirono delle parole di morte dalla sua bocca. Dicendo, egli si voltò, li vide e li maledisse nel nome dell'Eterno. Allora uscirono dalla foresta due orse che fecero a pezzi 42 di quei giovani. In un momento il profeta era uno che doveva portare edificazione, il profeta doveva portare direzione, ma in un momento di accusa uscirono delle parole dalla sua bocca verso questi giovani, li maledisse nel nome dell'Eterno, e non era un parlare dell'Eterno, non era un parlare di profeta, però dalla foresta uscirono due orsi che sbranarono tutti quei giovani. Quindi stai attento in momenti di tensione cosa dici. Nei momenti di stress cosa esce dalla tua bocca? Nei momenti in cui litighi con tuo marito, con tua moglie, cosa esce dalla tua bocca? Nei momenti in cui i tuoi bambini fanno i ribelli, stai attento come genitore cosa esce dalla tua bocca.
perché i bambini iniziano a recepire quella parola, la fanno propria, iniziano a credere a quelle parole, crescono con quel modo di pensare, con quell'identità, sono così. Oggi molte persone hanno crisi di identità perché le mamme tante volte, i papà dicono: oh, volevo un maschietto, invece è venuta una femminuccia, oh, se era un maschietto sarebbe stato più bello, ma invece è femminuccia. Vabbè, ci accontentiamo. E la femminuccia, la ragazzina, cerca di identificarsi nel maschietto per attirare l'attenzione del proprio papà e della propria mamma. E si comporta come un maschietto, si comporta come un uomo per attirare l'attenzione del papà, della mamma, della famiglia, dei cari. E quella si chiama crisi di identità. Perché? Perché i genitori non l'hanno trattato per il sesso, per l'identità che Dio gli ha dato. Perché a volte noi genitori abbiamo un amore egoistico piuttosto che un amore vero. È venuta una bambina, ama la bambina. È venuto un bambino, ama il bambino. Il bambino fa ribelle, piuttosto che accusare il bambino e dichiarare parole negative nel bambino, rifletti su te stesso come genitore se hai saputo dare una buona educazione al bambino, se sei stato d'esempio oppure no. Non puoi sgridare il bambino, non puoi rimproverare il bambino, non puoi dichiarare parole negative verso il bambino quando tu ed io come genitori non siamo stati un buon esempio. E non siamo un buon esempio se non usiamo parole dolci, di edificazione, di incoraggiamento. Anche se il bambino o la bambina sbaglia, noi non dobbiamo colpevolizzarlo in un momento di crisi perché tu come mamma sei indaffarata a preparare il pranzo, la cena, e quindi non vuoi badare al bambino. No, per te è più importante magari la cena o il pranzo o i capelli, il trucco, per papà la partita che si deve vedere. E siccome il bambino ti viene a chiedere diverse volte papà 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 o mamma mamma mamma, tu dici: oh, ci hai rotto le scatole, smettila, sei un ribelle, non ce la faccio più. Il bambino inizia a recepire quelle parole, si crea un'identità e si comporta di conseguenza. E il bambino cresce con un'identità sbagliata. Allora, noi come credenti, questo accade non soltanto con i bambini, ma anche accade nella chiesa, con i fratelli, nel posto di lavoro. Noi influenziamo sui posti di lavoro, influenziamo i nostri colleghi. Io ricordo quando avevo l'azienda, o per meglio ancora, quando prima di conoscere il Signore ero dipendente, vedevo nell'azienda tutti i dipendenti che parlavano male del datore di lavoro e dicevano: ecco, lui si sta arricchendo con i nostri soldi, ecco, vedi, lui ci ruba perché dovrebbe darci questo, che gli potrebbe succedere questo, che gli potrebbe succedere quello, che gli potrebbe succedere quell'altro. Allora c'era ignoranza, tutti quanti parlavamo in modo negativo. Poi è arrivato un bel momento che al datore di lavoro gli hanno tolto tutto, gli hanno sequestrato tutto, è morto, ha avuto un male. Ma questo non deve essere, questo una cosa è farlo prima di conoscere Cristo, tutt'altra cosa è avere un parlare corretto nel momento in cui noi riceviamo Cristo Gesù nella nostra vita come personale Signore e Salvatore. Abbiamo, la Bibbia dice, ricevuto la natura divina di Dio. E quindi come uomini e come donne noi dobbiamo vivere, camminare, agire, parlare con la natura divina, nuova, non con la vecchia natura. E quindi dobbiamo portare un parlare di edificazione, dobbiamo parlare con i frutti dello spirito, gentilezza, con essere pacati quando parliamo, essere misericordiosi quando parliamo, dobbiamo comprendere le persone quando parliamo, piuttosto che puntare il dito, piuttosto che dire alla persona: ecco, sei così o non è così, o giudicare gli altri, a volte giudicare anche i fratelli. La Bibbia dice che dalla stessa bocca non possiamo avere un doppio modo di parlare. Con la stessa bocca lodiamo Dio e con la stessa bocca parliamo male delle persone che sono fatte d'immagine e somiglianza di Dio. Giacomo capitolo 3 versetto 9, la Bibbia dice: con essa, quindi con la bocca, benediciamo Dio e Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a immagine e somiglianza di Dio. Dalla stessa bocca esce benedizioni e maledizioni. E Giacomo parla e dice: fratelli miei, le cose non devono andare così. La nostra bocca, quando Dio disse: chi manderò e chi andrà per me, Isaia ha detto: ecco, pronto. Sai cos'è avvenuto? Che un carbone ardente è dovuto passare per la bocca di Isaia. Dio ha dovuto purificare prima la sua bocca
per andare ad essere, per essere un messaggero di Dio. Così tante volte noi dobbiamo chiedere allo Spirito Santo purifica la mia bocca, metti un parlare sano, irreprensibile, un parlare di edificazione, un parlare di gentilezza, un parlare che porta vita, che porta speranza, che porta unità. Proverbi capitolo 31 versetto 26, la Bibbia dice: apre la sua bocca, qua parla della donna, ma parla anche degli uomini. Apre la sua bocca con sapienza e sulla sua lingua c'è la legge della bontà. Io credo che questo deve essere in tutti quanti noi. Quando apriamo la nostra bocca, nella nostra bocca ci debba essere la legge della bontà. E dobbiamo essere buoni verso le persone, dobbiamo essere giusti verso le persone, dobbiamo essere integri con Dio, ma integri verso le persone, dobbiamo essere equi verso le persone, perché le persone possano vedere in noi realmente che vive Cristo Gesù. Non persone che andiamo in chiesa, ma persone che portiamo Cristo ovunque noi andiamo, perché noi non siamo cristiani quando veniamo in chiesa, noi siamo cristiani in chiesa. Siamo cristiani sull'autobus, in aereo, in treno, in macchina, quando camminiamo per le strade, quando siamo al lavoro, quando siamo in ospedale, quando siamo in banca, quando siamo all'ufficio postale. Noi comunque sia siamo sempre cristiani e dobbiamo stare attenti come parliamo. Siamo attenti quando parliamo al telefono e pensiamo che nessuno ci ascolti, e magari abbiamo l'abitudine tante volte di parlare al telefono, continua la conversazione, ma dobbiamo recarci in un ufficio e quindi cosa facciamo? Continuiamo a parlare animatamente al telefono e parlando magari male entriamo nell'ufficio e le persone ci ascoltano e noi perdiamo la cognizione di dove siamo, perché siamo connessi col telefono, forse con una conversazione animata con una persona che stiamo discutendo, e perdiamo di vista che siamo dentro un ufficio e ci sono le persone che ascoltano la nostra conversazione. E poi magari vengono in chiesa e ah, guarda, quello che è entrato, l'ho incontrato all'ufficio postale, che modo di parlare aveva, guarda, adesso ha le mani alzate. E le persone dicono: come funziona qua? Per la strada avevo un determinato modo di parlare e qua è tutto santo. Oppure magari ti incontra, tu non te ne accorgi, noi non ce ne accorgiamo delle persone che sono in sala, e magari siamo messi qua, ci guardano le persone, poi ci incontrano per la strada e noi abbiamo un altro comportamento e le persone sono confuse. Dice: allora un cristiano deve fare questo, deve essere un cristiano la domenica in chiesa tutto santo e poi durante gli altri giorni della settimana si può comportare in modo totalmente opposto. Allora le persone ci guardano, allora bisogna fare così. I nostri figli, i bambini, i giovani che vengono, i nostri figli che crescono biologici, guardano la nostra vita e dicono: allora bisogna fare così. La domenica si va in chiesa, si alza le mani e poi durante la settimana mi posso comportare, posso parlare male, posso gridare, posso dire parolacce, posso parlare in un modo che porta, piuttosto che edificazione, porta disunità, che porta malessere, che porta morte. E poi la domenica quando devo andare in chiesa, clicco il pulsantino, faccio il cristiano. Mi metto giacca, cravatta, tutto benino. Non è così. Noi dobbiamo stare attenti alla nostra bocca. La Bibbia dice, parlando della donna forte e virtuosa, dice: apre la sua bocca con sapienza e sulla sua lingua c'è la legge della bontà. E questo deve essere nelle donne, ma deve essere anche negli uomini. Nella nostra bocca ci deve essere la legge della bontà. E andiamo verso la conclusione. Efesini capitolo 4 versetto 29, la Bibbia dice che nessuna parola esca dalla vostra bocca, piuttosto quando è il caso dite soltanto buone parole che facciano bene a chi vi ascolta. Ripeto, che nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca. Noi dobbiamo stare attenti. Cosa esce dalla nostra bocca? Ogni tanto dobbiamo fermarci. Qual è il nostro modo di parlare? Il mio modo di parlare qual è? Io credo che ognuno di noi dovremmo avere una persona per interfacciarci e dire: senti, nell'ultima settimana come mi hai visto parlare? È cambiato il mio modo di parlare?
sto parlando sempre allo stesso modo, sto migliorando il mio modo di parlare, il mio linguaggio sta parlando, sto edificando, oppure sto portando depressione, scoraggiamento, sto portando isolamento, sto creando un'atmosfera cupa. Dice, piuttosto quando è il caso, dite soltanto buone parole, solo quando è il caso, non sempre. Non sempre c'è da parlare. La Bibbia dice che c'è un tempo per parlare, un tempo per stare zitti, un tempo per mangiare, un tempo per stare digiuno. E quindi c'è un tempo per parlare, un tempo quando dobbiamo ascoltare. E la Bibbia dice che dobbiamo essere lenti a parlare come credenti e pronti ad ascoltare. E sai, ascoltare è una capacità, è un'arte che va sviluppata, la capacità di ascolto. Dobbiamo saper ascoltare Dio, dobbiamo saper ascoltare lo Spirito Santo, ma dobbiamo saper ascoltare le persone anche. E ascoltare è una capacità che si sviluppa giorno dopo giorno. E a volte quando ascolti devi discepolare, devi portare sotto disciplina la tua anima, i tuoi sensi, perché non giudicare da quello che ascolti, da quelle poche parole che ascolti. Perché dietro le parole devi guardare anche il viso di una persona, gli occhi della persona, per vedere perché ti sta dicendo quella parola, perché te lo sta dicendo con quel tono, se realmente quello che sta dicendo è la verità o non è la verità. E quindi non essere precipitoso subito a parlare. Ma quindi ascoltare la persona, quando la persona ha finito di parlare, dopo puoi parlare anche tu. E se hai, la Bibbia dice, una parola buona, che conferisca grazia a colui che ti sta ascoltando, dilla, altrimenti è meglio star zitto. E poi dice ancora, non rattristate lo Spirito Santo col modo in cui vivete. Sai che tante volte quando noi parliamo in modo negativo rattristiamo lo Spirito Santo? Quando davanti a una determinata situazione, davanti a un determinato problema, noi parliamo in modo negativo, cioè ci associamo col nostro modo di parlare, con la realtà, noi stiamo rattristando lo Spirito Santo, perché lui ti dice, ma pensi che io non sono capace di guidarti in questa situazione e portarti fuori da questa situazione? Ma noi ci disconnettiamo dallo Spirito Santo, siamo connessi con la nostra anima, con i nostri sentimenti, nulla ci importa dello Spirito Santo, quel che ci importa è la nostra sensazione, ma dobbiamo parlare, perché l'ho sentita così e la devo dire così. Allora tante volte anche col nostro modo di parlare, col nostro modo di vivere, noi rattristiamo lo Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo ci vuole dire, guarda Maurizio, Antonio, Pietro, Emanuele, Francesco, Elena, Zina, mettici il tuo nome, guarda che io ti voglio guidare, ti voglio dare la soluzione come uscire da questo problema. Perché ti innervosisci? Perché ti irriti? Perché stai giudicando già prima ancora di vedere la fine? Lasciati guidare da me. Lasciati consigliare da me, lasciati consolare da me anche in questa determinata situazione. Lo Spirito Santo ti può dire non vedere tutto nero, non vedere tutto grigio, guarda la parte buona. Io voglio farti sperimentare nella prova, nella difficoltà, voglio farti sperimentare che io sono con te, sono per te e sono venuto in aiuto dal cielo per aiutarti e portarti fuori da questa situazione, da questa condizione. Ma quando noi iniziamo a parlare male, quando noi iniziamo a criticare, quando noi iniziamo a disprezzare, quando il nostro modo di parlare non è sano, non è buono, stiamo contristando anche lo Spirito Santo che vive dentro di noi. Amen. E la Bibbia dice non contristate lo Spirito Santo col modo come voi vivete. Così ciascuno di noi deve dire, Signore, io voglio crescere. Io ogni giorno mi metto in discussione e dire, Signore, io voglio crescere, io voglio cambiare il mio modo di parlare, il mio modo di pensare. Signore, voglio allinearmi col cielo piuttosto che allinearmi con le circostanze, con quello che vedo, con quello che sento. Signore, io non sono venuto dalla terra, io sono venuto dal cielo e il mio DNA è celeste, non è terrestre.
La mia natura non è adamica più, la mia natura è divina. Il mio modo di parlare ha una grande importanza. Io voglio usare la mia bocca per edificare, per creare, non per distruggere, per portare pace, non per portare guerre e divisioni. E quando noi sappiamo usare la nostra bocca, nel mondo attorno a noi, creiamo un'atmosfera celestiale. Cambiamo la realtà, cambiamo la situazione. Cambiamo il governo spirituale attraverso le nostre dichiarazioni. Dio disse e la cosa fu. Gesù parlò, Gesù disse se tu dirai, non disse se tu prenderai un tir e sposterai questa montagna, prenderai una pala meccanica e sposterai questa montagna, prenderai un escavatore e sposterai questa montagna. Gesù disse se tu dirai a questo monte, togliti di qua e gettati nel mare. Gesù stava dicendo il potere che c'è nella nostra bocca di dire alla montagna, al problema, spostati e gettati nel mare e non dubiterai in quel tuo. Ma quanto tu hai detto, se lo credi, quello accadrà. Gesù sta dicendo che nella nostra bocca c'è un grande potere. Tutto quello che Gesù fece, lo fece con la parola. Io verrò e lo guarirò. E Lazzaro era morto. E la Bibbia dice che quando gli portarono la notizia a Gesù che Lazzaro era morto, Gesù pianse. Aveva anche lui sentimenti, ma non camminò per sentimenti. Lui disse: io verrò e lo guarirò. E come è uscito Lazzaro fuori dalla tomba? Me lo spiegate? È andato a prenderlo qualcuno, forse? Qualcuno l'ha preso per mano, qualcuno gli ha fatto un massaggio cardiaco. Gesù disse: Lazzaro, vieni fuori. E la morte, alla parola di Gesù, non ha potuto trattenere Lazzaro. Per dire che potere che c'è nella nostra bocca. Noi possiamo dire a una situazione, a un matrimonio che è morto, risuscita. Noi possiamo dire a una persona che è morta, vivi. Noi possiamo dire a una condizione di disperazione familiare che è morta, vivi. Noi possiamo dire a familiari che sono separati da una vita, riconciliatevi. E questi si riconcilieranno. Che è successo? No, no. Non mi piace orecchiare a me. Sicuramente lo Spirito Santo ha orecchiato. Noi a volte possiamo vedere situazioni tenebrose, un'economia che è in crisi, un paese che è in crisi. Se la Chiesa prega, la Bibbia dice che se il mio popolo sul quale è invocato il mio nome prega, si umilia e torna indietro dalle sue vie malvagie, io guarirò il paese. Pensa un attimino che responsabilità abbiamo come cristiani. Se il mio popolo sul quale la Bibbia dice invocate il mio nome si umilia, prega, cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue vie malvagie, non sta dicendo cerca solo la mia faccia e prega, ma ci deve essere un'azione che ognuno di noi deve fare di conversione, inversione, aiuto, tornare indietro dalle vie malvagie. La Bibbia dice io guarirò il paese. E io voglio essere di quella generazione che permette a Dio di guarire il paese, perché la nazione ha bisogno di guarigione divina. Il territorio del Friuli Venezia Giulia ha bisogno di guarigione divina e io voglio fare parte di quella generazione, non che porta problemi, non che parla male del territorio, non che dice i friulani sono così, così e così, ma io voglio essere di quella generazione che cambia il territorio e che porta benedizione e prosperità nel territorio, che ama i friulani, che Dio tocca il cuore dei friulani, che l'economia di questo territorio friulano, che tutte quelle aziende, quei capannoni che ci sono a Butri, a Manzano, a San Giovanni a Natisone, che da anni sono chiuse, che i portoni sono arrugginiti, che nel nome di Gesù si aprano i portoni e che si riattivano le aziende nel nome di Gesù, perché niente è impossibile per Dio. Sai, io quando passo da quelle parti cosa faccio?
Impongo sempre le mani e dichiaro nel nome di Gesù prosperità laddove c'è morte e dove c'è stato fallimento. Io già vedo la prosperità. Io già vedo insegne dove le persone ci mettono il nome dell'azienda col pesciolino sotto, col versetto biblico. Perché diranno queste persone, per la gloria di Dio, che questo locale si è riaperto e che migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di persone verranno dal sud, dall'estero, per lavorare in questo meraviglioso territorio del Friuli Venezia Giulia. Amen. E le persone possono dire, qua sono arrivate delle persone che mettono il Friuli sottosopra, ma nel senso buono del termine, che portano prosperità, che portano vita, che portano benessere, che portano abbondanza, che portano ricchezza dal cielo. Come lo possiamo fare? Non abbiamo soldi per aprire azienda, ma abbiamo la banca dati, abbiamo la migliore banca che è nella nostra bocca per creare ogni cosa. Amen. Non vi vedo convinti. Perché se non fosse per la sua parola saremmo qua tutti quanti morti, non saremmo qua. Ma Dio è buono e la sua benignità dura in eterno e la sua fedeltà per ogni età. Quindi impariamo a parlare positivamente, non negativamente. Cambiamo il nostro modo di parlare. Edifichiamo, che il nostro parlare conferisca grazia. Ci siamo messi nei guai entrando in un centro commerciale perché abbiamo una visibilità e le persone si aspettano. Si aspettano che noi facciamo la differenza, come Cristo ha fatto la differenza nella nostra vita. E noi possiamo portare speranza, vita, cambiamento. Io ricordo una parola che ho ricevuto dal profeta Robles, che mi ha detto: tu cambierai il ghiaccio in fuoco. E laddove c'è ghiaccio, noi siamo chiamati a fare sciogliere il ghiaccio e a portare il fuoco dello Spirito Santo. Amen. Alziamoci in piedi. Vogliamo questa sera ringraziare il Signore, ma prima di ringraziare il Signore, io voglio chiedere se ci sono in mezzo a noi delle persone che ancora non hanno la certezza di avere Gesù nel cuore. E io questa sera ti chiedo, se tu non hai la certezza di avere Gesù nel cuore, la Bibbia dice che Gesù è la via, la verità e la vita. Gesù non è una via qualsiasi. La Bibbia dice che Gesù è la via. Cos'è questa via? È la via che porta l'uomo al Padre. Gesù non dice: io sono una delle tante religioni o delle tante verità. Gesù dice: io sono la verità. È colui che realmente parla con chiarezza, non ha enigmi, non ha filosofie, ma lui è la verità. E Gesù, la Bibbia definisce, dice che lui è la vita. E ogni persona senza Gesù, anche se respira, anche se si muove, se cammina, ma spiritualmente è morta, perché non ha stimoli, perché il peccato ha portato a morire l'uomo, la natura dell'uomo, ma Dio ha dato la possibilità all'umanità di poter vivere. E Gesù dice: io sono la vita. Colui che realmente dà la vita è Cristo Gesù. E se tu questa sera non hai la consapevolezza di avere Gesù nel cuore, ma vuoi che Gesù entri nel tuo cuore, io non ti sto parlando di una religione, ti parlo di una persona. La persona di Gesù, che non è fisica come noi ci vediamo, ma è una persona. Gesù ha un carattere, ha una personalità, lui è spirito e lui questa sera vuole entrare nel tuo cuore, vuole portare vita, vuole togliere il disordine, vuole togliere l'amarezza, vuole togliere la rabbia dal tuo cuore, vuole togliere la solitudine. Vuole togliere la depressione dal tuo cuore, dalla tua mente, dalla tua anima. E lui questa sera vuole portare vita dentro di te. E se tu questa sera vuoi realmente ricevere Gesù nel tuo cuore, basta una semplice preghiera. Lui è distante da te la misura di una preghiera. Perché la Bibbia dice: invocami e io ti risponderò. Altresì la Bibbia dice in Romani capitolo 10, versetto 9 e 10, che se con il tuo cuore credi
con la tua bocca fai confessione di fede, tu sarai salvato. Perché la Bibbia parla tu sarai salvato? Perché l'uomo senza Gesù è in una condizione di morte eterna. E la Bibbia dice che Gesù è venuto qua sulla terra per portare vita all'umanità. E non soltanto una vita fisica, non soltanto una vita qua sulla terra, ma bensì per portare vita eterna. Ovvero, anche se il tuo corpo morirà su questa terra, ma il tuo spirito continuerà a vivere alla meravigliosa presenza di Dio e continuerà a gioire davanti alla meravigliosa presenza di Dio. Così, se questa sera tu vuoi ricevere Gesù nel tuo cuore, io ti guido con le parole, tu li ripeti dietro a me, la Chiesa ti incoraggerà, pregherà insieme a te, ma falla con tutto il cuore questa sera questa preghiera. Ripeti dietro a me: Signore, io questa sera vengo a te nel nome di Gesù, ti ringrazio perché questa è un'opportunità divina. Gesù, io riconosco di essere una persona sola e ho bisogno di te, caro Gesù. Io mi pento da tutti i miei peccati, dalle mie iniquità, e questa sera voglio ricevere la tua natura divina. Voglio ricevere te come mio Signore, come mio Salvatore. Grazie, caro Gesù, perché per mezzo del tuo sacrificio i miei peccati sono stati perdonati, sono stati cancellati, e io questa sera ricevo giustificazione. Io questa sera sono riconciliato col Padre, non sono più orfano, ma sono figlio. E grazie, Padre, perché tu mi accogli così come sono, come figlio. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen e amen. Così, come quando due persone si sposano, vanno da un'autorità e si dichiarano, allo stesso modo avviene anche con Gesù. Tu hai dichiarato che Gesù entra nella tua vita e lui è entrato nella tua vita. Una semplice preghiera. La religione ha insegnato sforzi, ma Gesù non è venuto a portare sforzi. Gesù è venuto a portare verità. Gesù è venuto a portare pace. E quindi non si entra nel regno di Dio, non si diventa figlio per sforzi, per sacrifici, ma si diventa figlio per fede. E se questa sera hai fatto questa preghiera con tutto il tuo cuore, ritieniti figlio di Dio, perché questo è quello che la parola di Dio dice, che se avrai ricevuto Gesù nel tuo cuore, sei figlio e non c'è più nessuna condanna nella tua vita, nel tuo cuore. Perché Cristo, c'è la bella notizia, è che Cristo ti ha giustificato con la sua morte, ma anche con la sua resurrezione. Amen. Padre, grazie, Signore, per questa parola, per come ci hai incoraggiato questa sera. Grazie per queste persone che hanno fatto la preghiera di salvezza. Ti chiedo, Spirito Santo, di benedire queste persone, di benedire la Chiesa. Ti chiedo, Spirito Santo, che la nuvola della tua presenza possa continuare a scendere nelle nostre case, ci possa edificare, ci possa consolare, ci possa incoraggiare. Io dichiaro prosperità spirituale nei matrimoni, nelle famiglie, nell'economia, Signore, nella salute, nelle relazioni tra marito e moglie, tra genitori e figli, tra figli e genitori, tra fratelli, Signore, tra sorelle, tra cugini, tra zii. Nel nome del Signore Gesù Cristo questa sera vogliamo benedire, Signore, la tua Chiesa, e ti chiedo, Signore, che ognuno di noi possa essere una luce su questo territorio, per illuminare, per portare vita, per portare redenzione, per portare pace, nel nome potente del Signore Gesù. E ti chiedo, Spirito Santo, usati di noi, Signore, per portare un grande risveglio in questo territorio del Friuli Venezia Giulia, nel nome di Gesù. Amen e amen. Pace e benedizione di Dio vi benedica. Ricordatevi che già è iniziata la conferenza, per chi può ascoltarla anche andando a casa sul DDL. Ascoltatela perché è molto importante, altrimenti domani vedrete il replay, vedrete in differita. Dio vi benedica, buon ritorno a casa, benedizioni a tutti quanti voi. Vi voglio tanto bene, vi apprezzo, vi amo e sono fiducioso che Dio farà meraviglie in voi e attraverso di voi.